Ma porto a casa di estremamente positivo, un grande primo tempo dove avremmo sicuramente meritato di passare in vantaggio, di capitalizzare le tante occasioni create e porto a casa sicuramente la sofferenza e la voglia di vincere che hanno avuto i ragazzi alla fine. Abbiamo fatto gol su calcio piazzato, ma eravamo in inferiorità numerica. Abbiamo saputo soffrire in 10 e stanchi, perché noi il primo tempo poi giocando di rincorsa abbiamo veramente speso tanto. Infatti il secondo tempo siamo un po' calati fisicamente e parallelamente a quello abbiamo perso anche un po' di smalto nella gestione della palla, non siamo stati bravi a ricrearci situazioni per andare al gol e quindi questo è sicuramente quello da migliorare, però ripeto, in una partita come questa che ha le stesse difficoltà che incontreremo in campionato, il Pescara è una squadra tosta, lo scorso anno è arrivato a 90 minuti dalla Serie A, quindi è una squadra di alto livello, lo sapevamo e sappiamo che queste partite si vincono su episodi, come è stato purtroppo a sfavore nel vantaggio loro, siamo stati poi bravi noi su azione e su calcio piazzato a vincerla, credo meritatamente, per le occasioni che abbiamo avuto nell'arco della gara.